anche la Roma, ragazzi, anche la S Roma sbaglia questa volta. Perde amaramente per ben 2-0 contro il Parma, ragazzi, direi meritatamente. E appunto, come detto, fa anche lei il passo falso. Comunque era una, è stata una sconfitta amara per i tifosi della Roma e soprattutto per la Roma, per comunque continuare diciamo questo percorso che dovrebbe portare alla Champions. Sappiamo che l'anno scorso, ragazzi, la Roma non è andata in Champions League. Quest'anno comunque l'obiettivo appunto della S Roma è quello di andare in Champions League, almeno qualificarsi tra il quarto e il terzo posto, e oggi ha fatto un passo falso. Io posso dire una cosa, ragazzi, io l'ho vista la partita e la Roma ha perso meritatamente. Il Parma comunque ha giocato meglio, anche se la Roma nella prima frazione di gara ci ha provato, ha creato delle occasioni comunque importanti che potevano portare, diciamo, al vantaggio e chissà mai anche, diciamo, alla vittoria, perché un episodio, un calcio di rigore, qualcos'altro, una palla che comunque è sbagliato sotto porta, oppure un pallone difficile che poi il portiere ha fatto un miracolo, ti poteva risolvere la partita. La Roma comunque ha creato delle occasioni, non è che ha fatto proprio nulla, però le ha create le occasioni, anche qualcosina nel secondo tempo, però è stata un pochino anche sfortunata. Però il Parma, ragazzi, si è saputo opporre e ha portato questa vittoria con merito. Però io volevo dire una cosa, ragazzi, qui che si comunque evidenzia, si evince comunque la stanchezza delle squadre che giocano in Europa, ragazzi. Per esempio, guardate, vabbè, a parte che il Napoli ora siamo in crisi, ragazzi, però guardate un po' l'Inter, la Roma, la Lazio, vabbè, comunque ha vinto meritatamente oggi, però ha sofferto con un buon Lecce. Le squadre che hanno giocato in Europa, Europa League e Champions League, si vede poi in campionato che hanno difficoltà, ma difficoltà che, diciamo, cosa porta a questa difficoltà? La stanchezza che porta a queste difficoltà a non portare risultati in campionato, ragazzi. Quindi questo comunque lo sappiamo. La Juventus anche, non si sa, potrebbe anche vincere se la Juventus, però i giocatori, vabbè, che comunque la Juventus è un caso a parte perché c'ha due squadre, una in mezzo al campo e le altre 11 in panchina, per esempio. Però vedete anche l'Inter ieri, l'Inter che perdeva comunque 1-0, se comunque non se Barella non si fosse inventato quel capolavoro, l'Inter avrebbe pareggiato oppure addirittura perso e non avrebbe portato risultati a casa importanti per la corsa a scudetto. Quindi, ragazzi, anche la Roma, per esempio, oggi, come stavo dicendo, ormai i giocatori erano cotti in campo. Io l'ho vista la partita e si è vista tanta stanchezza. Il Parma, che non ha giocato in Europa, comunque era un po' più fresco. Gervinho che si è fatto anche male, ragazzi, che ce l'ho anche al fantacalcio, che sto bestemmiando. Però, ragazzi, un Parma che ha vinto con merito oggi, con gol di Sprocati al secondo tempo, ragazzi, Sprocati che fa 1-0 e poi arriva il 2-0, proprio mette KO la Roma, gol di Cornelius su una ingenuità difensiva quasi a centrocampo, però una Roma direi spenta. Primo tempo che ha giocato benino, però secondo tempo niente, in alcune occasioni è stata anche sfortunata, però ragazzi, cosa dire, una Roma cotta, giocatori cotti, e in questo momento credo che non ho nulla ancora da aggiungere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, un bel commento se non volete, non fa nulla, non vi obbligo. Sempre comunque forza Napoli, ci vediamo dopo con il post partita del big match Juventus-Milan. A dopo.